Rieccoci insieme con Enzo Tamborra e un ascoltatore in linea. Pronto? Ciao Cristian, buongiorno anche ad Enzo, saluto entrambi, sono Marco da Ciao. Bari. Ciao, Ciao. ciao Marco. Volevo soltanto una battuta, cioè Paparesta vanta nei confronti sia da parte mia che da parte penso di tutti i tifosi del Bari un credito grandissimo, però cioè, già mi ha tolto il gallo e avrei ucciso per molto meno, mo mi toglie pure Salomone, no. Penso che deve un attimino tornare sui suoi passi. Buona giornata a tutti. Vuoi Grazie, partecipare al grazie per gioco? il tuo intervento. No, forse voleva No. solo. Vabbè, In in ogni caso, poi siamo anche curiosi poi di scoprire quali e come saranno le nuove maglie del Bari. Ripeto, alle 14, alle 16 la Ma lui, guarda, presentazione Villa Paparesta, credo che dei Greci, sì. avrà fatto delle cose perché lui sull'immagine punta molto e credo che le avrà studiate per bene queste maglie. Vedrai che saranno delle belle maglie un po' diverse dal solito. Gli ultimi anni erano abbastanza banali, se Sì, è vogliamo. vero, Io la maglia che ricordo, poco, la poco maglia, se mi significative. dici la maglia che ricordo, è la maglia del Bari di Conte indossata da Camatà, quella rosso tendente all'amaranto, la Eh sì, che maglia poi era la maglia del del centenario, no? centenario, Quindi con i era pantaloncini quella più bianchi e i carina. Bella, calzettoni neri, spettacolare. bella, è vero. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, pronto, buonasera, sono Francesco, Ciao Valignano. Francesco, ciao. Volevo, insomma, dire che sono molto emozionato per questa. Sono un po' emozionato per parlare in diretta. Ci sta. Comunque, sono molto felice, insomma, che il Bari abbia cambiato proprietà con Paparesta. Insomma, domani, il mercoledì sarà allo stadio. Bene, Vuoi bene. partecipare al giochino? Sì. Dallo stile dell'entrata sembrerebbe il grande Ladino. L'hai Sembrerebbe beccato subito, il dai. grandissimo Ladino, preso al volo. Va bene, No, anche sì, tu sì. lascia i tuoi riferimenti perché verrai contattati, diremo come andare a ritirare i biglietti offerti con la collaborazione del Bari Football Club 1908. Grazie. Ok, grazie, Grazie. buone vacanze. Anche a te, sì. Grazie, grazie, belle. Ladino, chi se lo Sì, la dimentica dico. Ladino? Magari, Però piaceva alle donne, sì, ai ragazzi di Bari infatti piaceva, si bruno, vedeva gli occhi più, verdi, scuri, si carnagione. vedeva più nella movida barese La telenovelas, che in insomma. campo, sì, in effetti. Poi, vabbè, per sua fortuna poi l'arbitro non ha segnato quel calcio di rigore, però un difensore davvero che non ha lasciato alcuna traccia. 085019998 il numero per intervenire in diretta, o intanto Enzo a Parma potrebbe ricomporsi una coppia Bellomo-Cassano, cioè una coppia un po' strana, due baresi, Beh, è che bello tu... pensare che i due baresi siano in una città come Parma, perché Parma è una delle città dove si vive meglio in Italia in assoluto, e credo una città tranquilla per due che giocano al calcio. Cioè, il fatto che si sia rasserenato uno come Antonio Cassano la dice lunga. Per me sono giocatori che però, vabbè, Cassano ormai ha fatto la sua carriera, talentino, come dice la stampa spagnola, è vero, lui stesso l'ha detto di aver non utilizzato il 50% del suo Sì. talento per un fatto caratteriale. Va bene lì, però per me non passa la storia del calcio italiano perché non ha mai inciso nelle partite vere, nelle partite importanti soprattutto, insomma, parlo di partite vere, quelle dove si decideva qualcosa, anche ai mondiali con quelle apparizioni con l'Uruguay e la Costa Rica, Ha insomma, fatto sarebbe pochino. stato meglio quasi restare in panchina. Anche Bellomo per me deve dimostrare qualcosa. È un giocatore che ha dei grandi numeri, però già il fatto che, insomma, abbia fatto anche panchino lo scorso anno in Serie B dimostra che evidentemente è un po' fine a se stesso, non funzionale al gioco di squadra. Ha un gran tiro, un grande piede soprattutto, però per me deve migliorare. Io lo vedo un po' ancora fragile fisicamente, cioè lo vedo ancora un po'. Si deve ancora strutturare, sì, dal punto di vista Sì, fisico. deficitario da questo punto di vista, perché il piede, il talento, le giocate sono di grandissimo livello, però oggi nel calcio, insomma, devi Sì, anche l'aspetto fisico essere è forte fondamentale. fisicamente. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Lucio Milella, buongiorno. Ciao Ciao, Enzo, ciao caro, buongiorno ciao Lucio. Lucio, ciao, Ciao. ciao. Ricordiamo quando mandavo in onda Salomone da Pisa e compagni cantanti. Certo. Senti, Enzo, volevo chiederti questo. Io sono uno che fra i primi giorni ho sottoscritto un abbonamento di Tribuna Ovest, Sì. con i costi che c'erano, Sì. non ho avuto problemi e l'ho sottoscritto e ho il mio posto adesso assicurato. Contemporaneamente mi sono preoccupato di acquistare lo stesso posto per mercoledì, anche per vedere come si vede. Sì. Sì. Però ora vengo a sapere che se per caso avessi potuto attendere il crawl del mio ufficio, tu sai dove lavoro,
potevo avere lo stesso posto, lo stesso abbonamento con 56 euro in meno. Con la formula corporate. Esatto, con la formula corporate. Io ritengo, visto che sono stato fra i primi, credo che sia 1100 il mio abbonamento, numero, che ne dite magari, visto che l'abbonamento è per 21 partite, ne vedremo 20, magari almeno noi che abbiamo sottoscritto prima del corporate di offrire la Coppa Italia? Ma può essere un'idea. Sì, magari sono delle richieste che gireremo direttamente alla società. Chi per lui magari sta ascoltando, in effetti, a chi ha fatto l'abbonamento in anticipo pagando qualche decina. Magari di sì, potrebbe essere previsto un ulteriore sconto, perché magari credo che qualcosa sia gratis comunque alla Coppa Italia, è una buona idea. Gratis alla Coppa Italia, giusto. Potrebbe anche essere un'iniziativa condivisibile. 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Enzo, tornando a parlare del Bari, anche di calciomercato, arrivano Ligi e Rozzi. Secondo te quale altra pedina potrebbe ancora servire a questo Bari? Tanto vediamo anche delle foto del difensore. In questo momento credo che servano soprattutto delle alternative, forse un centrocampista in più. Considerato che volevano Gazzi, evidentemente quella casella resta vuota. Ho sentito parlare di Bascia addirittura, sì, che è un altro giocatore Torino. Del Torino. Lì evidentemente per Mangia serve un giocatore importante. Non lo dico io. Poi, ripeto, io ebbi anche uno scambio di vedute con Isabella Cardone, l'allenatrice della Pink, perché io ricordo il 4-2-4, 4-4-2 di Conte, che prevedeva un interditore puro e uno dal piede sapiente. Questo Bari manca l'interditore puro, può essere anche Romizzi, anzi sì, lo è sì, Romizzi, sì, no, però le caratteristiche sono quelle. Sciaudone, che per me è un giocatore formidabile, interpreterà il ruolo di centrale in maniera diversa da come ricordavo io fare da Donda, ad esempio, sì, da altri. Magari mangia la qualità, la cerca soprattutto sugli esterni. Che al centro. Però mi sembra di capire che stiano cercando un altro interditore, un altro giocatore di peso con 10 centimetri in più. Sì, se cerchi Gazzi il profilo è quello. Di pale di testa bisogna prenderle. Infatti, un altro ascoltatore in linea, pronto? Salve. Ciao. Salve, buonasera, sono Vincenzo da Bari. Ciao Vincenzo. Senta, vorrei che mi deste conferma sulle notizie che mi è pervenuta circa l'assegnazione delle cronache, diciamo radiocroniche del Bari, pare assegnata alla concorrenza di Radio Nord. Sì, sì, sì. Lo abbiamo detto l'ha detto ieri Paparesta, credo, durante la manifestazione in piazza, sì. Ah, ecco, forse non seguendo quella manifestazione. È confermato. Quello che avete poc'anzi specificato in merito alla mancata partecipazione dei giocatori del Bari alla quella manifestazione. No, non è che c'erano i giocatori del Bari, diciamo che quando sono saliti sul palco andava in onda la pubblicità, questo è accaduto, correggimi se sbaglio, ma sì, è accaduto questo. Per questo la gente si lamentava, perché i baresi in visione all'ascolto aspettavano il momento della passerella dei giocatori del Bari, che c'è stata per chi era lì sul lungomare, ma non c'è stata per chi era a casa. Ah certo, io ero a casa. Senta, ma quindi questo vuol dire che Michele Salomone è tagliato fuori, non avremo più... Beh, al momento è così, poi le cose possono anche cambiare, però insomma Michele lavorava per un'altra emittente negli ultimi anni, che aveva a sua volta l'esclusiva sulle radiocronache, e adesso si torna a fare la radiocronaca dove c'era Michele Salomone, ma dove non c'è più, ergo quindi credo che Michele abbia scritto delle cose che poi andrò a leggere con molta curiosità, mi sembra di capire che chiaro che per lui in questo momento l'assegnazione delle radiocroniche a un'altra emittente voglia dire non fare le radiocroniche alle radiocroniche. Poi io immagino che Michele faccia altre cose. Sì, poi, sì, ha già altre idee, ha già comunque sottolineato come comunque ripartirà in altro modo. Va bene. Non so, ma avremo perso Michele Salomone radiocroniche, e penso che Radio Norma ci perderà parecchio. Fatti loro, sì, fate immischiare in cose che non mi riguardano. Okay, grazie. È vero, grazie comunque per il tuo intervento. Intanto oggi, Enzo, c'è anche il ritiro, no, il pre-ritiro del settore giovanile a San Pio, dunque partirà anche questa nuova avventura con ovviamente il responsabile Innocenti, poi via anche tanti tecnici a partire da Urbano si è risvegliato un certo... C'è anche Antonio Di Gennaro, è come club manager. Entusiasmo intorno al settore giovanile, prova ne è che ci sono stati dei provini ai quali hanno partecipato molti ragazzi. Il settore giovanile è una speranza per tanti ragazzi della nostra città ed è bello che si sia riattivato
non dico ancora in grande stile, perché il grande stile vorrebbe dire avere un settore, o meglio una struttura, centro sportivo, di proprietà. Sì. Invece mi risulta che addirittura le squadre saranno smistate in vari luoghi per andarsi ad allenare, quindi avremo, non so, la primavera che si allenerà in un certo posto, gli allievi che vanno in un altro posto, cioè avremo una frammentazione che, per carità, è anche coinvolgente, nel senso che toccherà diverse strutture di varie province, però è chiaro che quando noi pensiamo, in questo momento si abusa della definizione cantera, sì. La cantera è ben altro, la cantera è un centro specializzato, un sì, centro comunque si allenano, di proprietà si del club, è tutta un'altra cosa. Sì. Però è chiaro che siamo partiti da sotto zero, adesso stiamo riemergendo. Anche si servirà del tempo. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Sono Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao, saluto Enzo Tambosa. Ciao Mimmo, ciao caro. Volevo sapere due cose. Prima cosa, Galano se va via e poi se le daranno in diretta premio le partite. Grazie per il tuo intervento. Grazie. Mimmo, peraltro, non lo sentivo da parecchio tempo, se non sbaglio, sì, il nostro ascolto. È vero. Mi ricordo sempre la premessa, devo dire due cose, quindi deve essere lui. Galano, al momento è un giocatore del Bari. Sì, al momento non si muove. Però. Ricordiamo che per il Bari è incedibile, quindi in caso di offerta irrinunciabile poi sarà lo stesso calciatore a chiedere la cessione. Poi se le facciano premium o meno non lo so, francamente, perché lo scorso anno non andavano tutte in onda le partite di, sì, sì, di è vero, Serie B. Non tutte. Anche su non questo tutte, ti quindi chiedo pazienza, mi informo e ti faccio sapere. Sì, anche perché anche sapere. In questo caso è tutto un po' in via di evoluzione. Vi faccio sapere, vi assicuro che vi faccio sapere. Vabbè, noi siamo davvero in chiusura, magari in replica mostreremo anche Enzo le nuove maglie del Bari. Perché no? Perché no? Se fanno quella del Celtic bianca e rossa orizzontale la vado a comprare subito. La indossi, magari la indossi subito domani in trasmissione. Comunque un grazie a Enzo Tamborra, grazie anche a voi, a domani con il bianco e rosso. Forza Nibali, Sport. Sì, Nibali. grande Nibali. Ciao.